Bene, cari amici, siamo qua a Torino per pregare il rosario in riparazione al Gay Pride che oggi è qua proprio a Torino. Adesso mi allontano un attimo a fare le condizioni. Chiedo anche a voi tutti di fare le vostre contribuzioni per raggiungere quante più persone possibili. Come sentite, qua c'è festa, ma noi pregheremo con amore, con gioia, e faremo raggiungere il nostro messaggio a quanti più amici in tutta Italia. Adesso, mentre io farò le mie contribuzioni, Maria Maria vi darà il Sette Padre Ave Gloria, che è la preghiera che la Madonna ci chiede a Medjugorje. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, nostro Signore, nel quale ufficiale ci ha ungito dallo Spirito Santo, Santa Vergine Maria Vergine, ha vissuto posto Pilato, morì e fu sepolto, discese agli inferi, è risuscitato morto. Cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e venga a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei morti, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, cari amici, adesso vi parlo un attimo dal microfono, così sentite tutti bene, perché vi vorrei spiegare il motivo di questa piazza. Nel senso, l'idea iniziale non era di essere qua, in questo punto. Poi la Digos, perché ovviamente siamo scortati, ci ha indicato questa piazza. E quando ho fatto tutti i collegamenti di cui vi renderò partecipi, ho pensato che non poteva essere un punto migliore in Torino. Perché? Ci troviamo in piazza CLN, che è l'acronimo di Comitato di Liberazione Nazionale. Sì, noi siamo qui un pugno di uomini e donne che di nuovo vogliamo istituire il Comitato di Liberazione Nazionale, perché vogliamo liberare l'Italia dai falsi miti del progresso, vogliamo liberare l'Italia dal pensiero unico dominante che con il capovolgimento delle parole sta facendo diventare bene ciò che è male e male ciò che è bene. Piazza CLN fu quindi il Comitato di Liberazione Nazionale fu un'organizzazione politica e militare italiana costituita da elementi dei principali partiti e movimenti del paese. Sì, cari amici, di nuovo come quando è stato istituito il Comitato di Liberazione Nazionale c'è bisogno di una
politica di principali partiti e movimenti, partiti nuovi che difendano i valori, che difendano le nostre tradizioni, e movimenti che si impegnino in questo. Ad esempio qua oggi rappresentiamo il movimento, l'associazione Più Italia, di cui io sono presidente nazionale, e Nova Civilitas, di dove sono referente di Torino e provincia, e di cui l'Obu Emanuele è il referente regionale del Piemonte e della Lombardia, ma sì, anche Nova Civilitas è a livello nazionale. Perché questo? Perché come una volta c'era bisogno di persone, di partiti e movimenti per fare un nuovo comitato di liberazione nazionale, anche oggi c'è di nuovo bisogno di questo, partiti e movimenti che si impegnino in questo ambito. Il comitato di liberazione nazionale è nato a Roma il 9 settembre 1943 e aveva lo scopo di opporsi al fascismo. Ecco, lo scopo nostro di oggi è di opporci al pensiero unico dominante. E oltre al fascismo si era anche opposto all'occupazione nazista in Italia. Noi ci opponiamo all'occupazione delle nostre menti, all'occupazione con menzogne rappresentate da verità. Oltretutto qua siamo davanti al rappresentata con la statua femminile il fiume Dora Riparia, perché comunque qua non si vede bene perché ci sono anche gli amici seduti in preghiera. Sono due fontane, la fontana di Dora Riparia e la fontana del fiume Po. Anche questa è stata una bellissima rappresentazione della giornata odierna, perché rappresentano il maschio e la femmina come Dio li creò. Anatomicamente, naturalmente, esistono solo due sessi, maschile e femminile. L'acqua delle fontane, l'acqua che cosa rappresenta? Il simbolo della purificazione. Sì, cari amici, abbiamo bisogno di purificarci nella mente, nel cuore e nello spirito. Ci stanno sporcando le menti dei nostri figli, stanno sporcando il futuro. Quindi con questo simbolo che c'è qua in piazza Cellen dell'acqua, noi vogliamo purificare con questo nuovo comitato di liberazione nazionale, istituito da proprio oggi, con questa preghiera, invocando l'aiuto di Dio, perché veramente solo Dio può opporsi a questa forza mortifera che vorrebbe distruggerci. Ecco, con questo simbolo dell'acqua qua vogliamo ripartire da una purificazione identità sessuale, maschio, femmina. Oltretutto questa parete con la statua che rappresenta il fiume Dora Riparia è il retro della chiesa Santa Cristina, dove in questo momento stanno celebrando un matrimonio come la chiesa contempla, come l'articolo 29 della nostra Costituzione contempla, uomo, donna, maschio, femmina. Le unioni civili non sono matrimonio, il matrimonio è inteso tra un uomo e una donna che nell'amore, non nel sentimento deviato, ma nell'amore, possono procreare. E poi perché oggi ci siamo vestiti di bianco, cari amici? Perché appunto il Gay Pride ha voluto prendere i colori dell'arcobaleno, travisando poi quello che è il colore dell'arcobaleno, perché era il patto, l'alleanza tra Dio e gli uomini. Ma come si fa un abuso così su un colore che rappresenta l'alleanza tra Dio e gli uomini, quando si capovolge ciò che Dio ha dato come insegnamenti? Quindi è un abuso di quei colori. Allora noi abbiamo voluto simbolicamente rappresentare il bianco, che è il colore della purezza, il colore della colomba, quindi dello Spirito Santo. Da questo punto, cari amici, noi partiamo, e partiamo con due frasi di San Giovanni Paolo II. Dobbiamo difendere la verità anche se tornassimo a essere 12 un'altra volta. Bene, sono contenta perché qua oggi siamo più di 12, quindi il futuro sarà veramente, come dire, roseo per quello che vogliamo fare. Ma voglio in particolare di nuovo leggere quello che San Giovanni Paolo II, un Papa Santo, ha letto all'Angelus del 9 luglio 2000, quando c'è stato, durante il Giubileo e il Gay Pride a Roma. Ripeto le sue parole.
Un accenno ritengo poi doveroso fare alle ben note manifestazioni che a Roma si sono svolte nei giorni scorsi, era l'8 luglio del 2000 e chi parlava era San Giovanni Paolo II. A nome della Chiesa di Roma non posso non esprimere amarezza per l'affronto recato al grande giubileo dell'anno 2000 e per l'offesa ai valori cristiani di una città che è tanto cara al cuore dei cattolici di tutto il mondo. La Chiesa non può tacere la verità, perché verrebbe meno alla fedeltà verso Dio Creatore e non aiuterebbe a discernere ciò che è bene da ciò che è male. Vorrei a tale riguardo limitarmi a leggere quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale, dopo aver rilevato che gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale, così si esprime: un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione e delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. Catechismo della Chiesa Cattolica, punto 2358. E finiva San Giovanni Paolo II invocando la Madre Celeste. La Madre Celeste ci assista con la sua protezione. Ecco, cari amici, in questa Chiesa che rivestita di modernismo vorrebbe dialogare con una lobby che incarna un qualcosa che è opposto a quello che Cristo ci ha insegnato, ecco, ricordiamo che San Giovanni Paolo II, cioè un Papa Santo, si è pronunciato in tali termini. Quindi quei vescovi compiacenti, quei vescovi che non sanno, non vogliono più, perché saprebbero, ma non vogliono per non so quale motivo portare la parola di Cristo, ma vogliono portare questa parola di ecumenismo, cioè svuotamento modernismo, cioè delle verità teologali, ecco, noi ricordiamo qual è stato l'insegnamento voluto da Dio. Con questo ora, cari amici, iniziamo la preghiera. Stiamo invocando lo Spirito Santo, perché c'è veramente bisogno che lui illumini le menti di non solo di noi che preghiamo, ma soprattutto per coloro che in questo momento cercano in una strada sbagliata quella pace, quella gioia, quella verità che non potranno mai trovare se non ritorneranno comunque alle verità eterne. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è fermo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, solo in te. Poi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Allora mi hanno detto che sentivate poco, allora io torno qua al microfono e gli amici continuano la loro preghiera da lì. Adesso iniziamo, come è importantissimo fare, con l'atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Il tuo cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro della mia salvezza. A te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre. Prendi possesso, o Gesù, nel mio cuore,
nella mia mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tutta me stessa, i miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri, i miei affetti sono tuoi, tutto ti dono e ti offro, tutto appartiene a te. Signore, voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa, oh Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore. Che l'ultimo respiro sia un atto ardentissimo e purissimo amore per te. Ora proseguiamo con la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Vergine immacolata, madre di Maria, io rinnovo a te, oggi e sempre, la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, o mia regina e madre della Chiesa, di aiutarmi a cooperare fedelmente alla tua missione per l'avvento del regno di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, o cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Amen. Preghiera al preziosissimo sangue di Gesù. Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo sangue prezioso, noi ti adoriamo. Prezzo infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, il tuo sangue divino è il pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per il dono del tuo sangue, che con spirito di amore eterno hai offerto fino all'ultima stilla per farci partecipi della vita divina. Il sangue che hai versato per la nostra redenzione ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il sangue della nuova ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell'amore, nella pace e nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. Sangue di vita, di unità e di pace, mistero d'amore e sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del Santo Spirito. Signore Gesù, vorremmo compensarti nelle ingratitudini e negli oltraggi che ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra vita in unione con l'offerta del tuo sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla tua passione per il bene della Chiesa e per la redenzione del mondo. Signore Gesù Cristo, fa che tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare qui in terra e nella gloria dei cieli con il canto di lode. Ci hai redenti, oh Signore, con il tuo sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio. Amen. Invochiamo San Michele Arcangelo, che ce n'è bisogno. Principe nobilissimo delle gerarchie angeliche, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, mio dilettissimo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei vostri devoti e dei vostri servi, a voi oggi per tale mi offro, mi dono e mi consacro. Pongo me stessa, la mia famiglia e quanto a me appartiene sotto la vostra potentissima protezione. È piccola l'offerta della mia servitù, essendo io un miserabile peccatore, ma voi gradite l'affetto del mio cuore
E ricordatevi che se da oggi in avanti sono sotto il vostro patrocinio, voi dovete in tutta la mia vita assistermi e procurarmi il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù e la mia dolce Madre Maria, e impetrarmi quegli aiuti che mi sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendetemi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nel punto estremo della mia vita. Venite, gloriosissimo, ed assistetemi nell'ultimo combattimento, e con la vostra arma potente respingete da me negli abissi d'inferno quell'angelo prevaricatore e superbo che prostraste un dì nel combattimento in cielo, così sia. Preghiera di Giovanni Paolo II per l'Italia. O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli, accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. Fa che vediamo i segni della tua presenza e sperimentiamo la forza del tuo amore che non viene mai meno. Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, fatto uomo nel seno della Vergine Maria, ti confessiamo la nostra fede. Il tuo Vangelo sia luce e vigore per le nostre scelte personali e sociali. La tua legge d'amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a riconciliazione e pace. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, con fiducia ti invochiamo. Tu che sei Maestro interiore, svela a noi i pensieri e le vie di Dio. Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di conservare l'eredità di santità e civiltà propria del nostro popolo, di convertirci nella mente e nel cuore per innovare la nostra società. Gloria a te, o Padre, che operi tutto in tutti. Gloria a te, o Figlio, che per amore ti sei fatto nostro servo. Gloria a te, o Spirito Santo, che semini i tuoi doni nei nostri cuori. Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera dei pastorelli di Fatima. Mio Dio, questa preghiera la ripetiamo 3 volte. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso. E per gli infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso, e per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso. E per i meriti di Gesù, infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Bene, adesso iniziamo il rosario con il Credo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Recitiamo i misteri della luce perché chiediamo veramente che Dio illumini le menti di tutti. Nel primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Il compiacimento eterno che il Padre ha nel Figlio significa amore. Questo amore al quale tutto ciò che esiste deve la sua vita. Questo compiacimento del Padre ha trovato la sua manifestazione nell'opera della creazione, in particolare in quella dell'uomo. Il cuore di Gesù è quel punto in cui l'uomo può ritrovare piena fiducia in tutto ciò che è creato. Vede i valori, l'ordine e la bellezza del mondo. Vede il senso della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, Maria, Regina e Madre della Chiesa, Maria, Regina e Madre della Famiglia. Messaggio del 25 agosto 1992. Cari figli, oggi desidero dirvi che io vi amo. Io vi amo con il mio amore materno e vi invito ad aprirvi completamente a me, affinché io possa attraverso voi convertire e salvare il mondo, in cui vi sono molti peccati e molto di ciò che non è bene. Perciò, cari figliuoli miei, apritevi completamente a me, affinché io possa sempre più guidare tutti voi verso quel meraviglioso amore di Dio, Creatore, che si rivela di giorno in giorno a voi. Io sono con voi e desidero rivelarvi e mostrarvi il Dio che vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della luce, la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana. Quando venne a mancare il vino, tu, Maria, dicesti a Gesù: Figlio, non hanno più vino. Tu conoscevi il suo cuore, sapevi che esso è generoso verso coloro che lo invocano. Con la tua preghiera a Cana di Galilea hai fatto sì che il cuore di Gesù si rivelasse nella sua generosità. Questo è il cuore generoso, perché ama. E amare vuol dire elargire, donare, essere dono, essere per gli altri, per ciascuno che chiama, a volte perfino senza parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Maria, Regina e Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina e Madre della Famiglia, prega per noi. Messaggio del 25 novembre 1995. Cari figli, oggi invito ciascuno di voi a ricominciare di nuovo ad amare. Prima Dio, che ha salvato e redento ciascuno di voi, e poi i fratelli e le sorelle che vi sono vicini. Senza amore, figliuoli, non potete crescere nella santità e non potete fare le opere buone. Perciò, figliuoli, pregate, pregate senza sosta, perché Dio vi riveli il suo amore. Io vi ho invitati tutti ad unirvi a me e ad amare. Anche oggi sono con voi e vi invito a scoprire l'amore nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Attraverso il cuore di Gesù leggiamo l'eterno piano divino della salvezza del mondo. Questo mondo, malgrado il peccato e la triplice concupiscenza, è rivolto all'amore che riempie il cuore umano del Figlio e di Maria. E perciò, unendoci a lei, chiediamo: cuore di Gesù, desiderio dei colli eterni, porta i cuori umani, avvicina i nostri tempi
quella liberazione che è nel tuo Vangelo, nella tua croce e risurrezione, che è nel tuo cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Maria, Regina e Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina e Madre della Famiglia, prega per noi. Messaggio del 25 aprile 1992. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Solo con la preghiera e il digiuno si può fermare la guerra.
Perciò, cari figlioli miei, che mi appartenete, perché Satana in questi giorni torbidi vuole sedurre quante più anime possibile. Perciò vi invito a decidervi per Dio e Lui vi proteggerà e mostrerà cosa dovete fare e per quale via andare. Invito tutti coloro che mi hanno detto di sì a rinnovare la consacrazione a mio figlio Gesù, al suo cuore e a me, così che possiamo prendervi ancor più ardentemente come strumenti di pace in questo mondo senza pace. Medjugorje è per voi tutti un invito a pregare e anche a vivere i giorni di grazia che Dio vi dà. Perciò, cari figli, accettate l'invito alla preghiera con serietà. Io sono con voi e la vostra sofferenza è la mia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della luce meditiamo la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. La Chiesa trova nel cuore di Cristo l'accesso al Dio che è la Santissima Trinità. Veramente Egli abita in una luce inaccessibile. Mi stai portando lì? Il cuore dell'uomo, Gesù Cristo, è quindi nel senso trinitario Tempio di Dio. Al tempo stesso, esso è la vera dimora di Dio con gli uomini. Contempliamo con Maria il cuore di Cristo. La Vergine visse nella fede, giorno dopo giorno, accanto al suo figlio Gesù. Lo amava come figlio suo e al tempo stesso lo adorava come il suo Signore e suo Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria Regina e Madre della Pace, Maria Regina e Madre della Chiesa, Maria Regina e Madre della Famiglia, prega per noi. Messaggio del 25 settembre 1992. Cari figli, anche oggi desidero dirvi, io sono con voi, anche in questi giorni inquieti, nei quali Satana vuole distruggere tutto quello che io e mio figlio Gesù stiamo costruendo. Egli principalmente vuole rovinare le vostre anime e condurvi il più lontano possibile dalla vita cristiana e dai comandamenti che la Chiesa vi chiama a vivere. Satana vuole distruggere tutto quello che è santo in voi e attorno a voi. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate per poter comprendere tutto quello che Dio vi dà attraverso le mie venute. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quinto mistero della luce meditiamo l'istituzione dell'Eucarestia. Nostro Signore stesso ha voluto spiegare il mistero del suo cuore. Lo ha fatto nel Cenacolo, nel suo ultimo colloquio con gli apostoli. Quando Gesù dice «Vi ho amati», parla del suo cuore, del suo amore per noi. Cuore significa amore e l'amore scaturisce dall'amore. Quando Gesù dice «Il Padre ha amato me», addita la fonte dell'amore che è nel suo cuore per noi. Tra il Padre e noi, al centro della storia della salvezza, c'è il cuore del Dio uomo, il cuore di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, Maria, Regina e Madre della Chiesa, Maria, Regina e Madre della Famiglia. Messaggio del 24 aprile 1986. Cari figli, oggi vi invito a pregare. Voi dimenticate, cari figli, che siete tutti importanti. In modo particolare sono importanti nella famiglia gli anziani. Incitateli a pregare. Tutti i giovani siano con la propria vita di esempio agli altri e diano testimonianza per Gesù. Cari figli, vi supplico, cominciate a cambiare voi stessi attraverso la preghiera e vi sarà chiaro ciò che dovete fare. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi.
Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre Sempre Vergine. Prega per noi. Madre Immacolata. Prega per noi. Madre Degna d'Amore. Prega per noi. Madre Ammirabile. Prega per noi. Madre del Buon Consiglio. Prega per noi. Madre del Creatore. Prega per noi. Madre del Salvatore. Prega per noi. Vergine Prudente. Prega per noi. Vergine Degna di Onore. Prega per noi. Vergine Degna di Lode. Prega per noi. Vergine Potente. Vergine Clemente. Prega per noi. Vergine Fedele. Prega per noi. Specchio di Perfezione. Fede della Sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per salute degli infermi, prega per rifugio dei peccatori, prega per consolatrice degli afflitti, prega per aiuto dei cristiani, prega regina degli angeli, prega per regina dei patriarchi, prega per regina dei profeti, prega per regina degli apostoli, prega per regina dei martiri, regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del rosario, prega per regina noi. Della famiglia, prega per regina noi. Della pace, prega per agnello noi. Di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, perdonaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo ancora San Michele Arcangelo. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Gli comandi Dio supplichevoli ti preghiamo. Tu, che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina, rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen. Diciamo ancora la preghiera che tutti i giorni viene detta a Loreto per l'Italia. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Rispondiamo insieme, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Vergine Lauretana, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Regina della famiglia, regina della pace, prega per noi. Vergine Lauretana, prega per noi. E adesso, cari amici, voglio concludere con l'ultima preghiera, quella che San Giovanni Paolo II ha fatto proprio per l'Italia. Un attimo che la trovo, che ce l'ho qua, devo solo prenderla e la recitiamo insieme. Allora, un secondo, che me l'ero preparata perché è importante
un attimo, Italia, un secondo, Speriamo di trovarla. Quando si affretta non si riesce, un secondo che la trovo. Ok, ci sono quasi. Sono entrata nella pagina preghiera. Ok, sì. È spento. Preghiera di San Giovanni Paolo II per l'Italia. O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli, accompagna i passi della nostra nazione, spesso difficili, ma colmi di speranza. Fa che vediamo i segni della tua presenza e sperimentiamo la forza del tuo amore, che non viene mai meno. Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, fatto uomo nel seno della Vergine Maria, ti confessiamo la nostra fede. Il tuo Vangelo sia luce e vigore per le nostre scelte personali e sociali. La tua legge d'amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a riconciliazione e pace. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, con fiducia ti invochiamo. Tu, che sei maestro interiore, svela a noi i pensieri e le vie di Dio. Donaci di guardare le vicende umane con gli occhi puri e penetranti, di conservare l'eredità di santità e civiltà propria del nostro popolo, di convertirci nella mente e nel cuore per rinnovare la nostra società. Gloria a te, o Padre, che operi tutto in tutti. Gloria a te, o Figlio, che per amore ti sei fatto nostro servo. Gloria a te, o Spirito Santo, che semini i tuoi doni nei nostri cuori. Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene, cari amici, concludiamo così questa preghiera. Siamo sicuri che i frutti dello Spirito toccheranno i cuori degli uomini, che basta solo che aprono un millimetro del loro cuore. Ci penserà il Signore a spalancarlo, quel cuore, con il suo amore, perché l'amore di Dio, l'amore dell'uomo verso la propria donna, l'amore della donna verso il proprio uomo, l'amore dei genitori verso i propri figli, sono amori che non si possono copiare, non si possono scimmiottare. E questo amore deve tenere al centro l'amore di Dio, che è l'amore per l'eccellenza, l'amore che ha dato amore, l'amore che ci ha dato la vita. E noi a quell'amore dobbiamo tendere, a quell'amore dobbiamo anelare, perché quell'amore è la nostra salvezza. Con questo, cari amici, vi saluto da Torino e a presto. Ciao a tutti, grazie per aver pregato con noi, e anzi ringrazio gli amici che sono venuti qua coraggiosi, perché bisogna essere coraggiosi veramente, coraggiosi, fiduciosi, sapere che Dio ha già vinto, sapere che Dio è più forte. E proprio la nostra debolezza, il nostro essere pochi, sarà il segno che Dio agisce, è Lui che salva, è Lui che entra nei cuori della gente, bastano pochi. Con questo vi saluto, facciamo insieme il segno della croce, quella croce che ci ha salvati e redenti, quella croce che non dobbiamo mai dimenticare di mettere al centro della nostra vita, perché tutto il resto è menzogna, tutto il resto è divisione, tutto il resto è porcheria, scusatemi se concludo così. Grazie, arrivederci, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.